Come ospite presente in questa puntata dedicata al Natale abbiamo un imprenditore a 360 gradi, sempre sulla cresta dell'onda, il direttore di Capo Sperone Resort, il dottor Giuseppe Di Francia, che da anni lavora in simbiosi con la Graziano Automarchio TV. Benvenuto direttore. Grazie, grazie a voi di avermi fatto partecipe di questa iniziativa, di questa apertura del periodo natalizio. È una bellissima situazione, siamo in procinto di riaprire questa postazione, ci troviamo nella nostra provincia, quindi siamo a Reggio di Calabria, siamo al centro commerciale Porto Bolaro, quindi una bellissima realtà della nostra terra. È uno dei tanti centri all'interno del territorio calabrese perché, come ben sai, come gli amici che ci seguono da casa sanno, abbiamo fatto partire 2 mesi fa questa iniziativa che andiamo noi a trovare le nostre coppie, cioè noi siamo in tutto il territorio calabrese all'interno di tutti i centri commerciali della nostra Calabria, quindi siamo qui a Porto Bolaro, siamo a Villa San Giovanni, alla Perla dello Stretto, siamo al Parco degli Ulivi, al Rizziconi, siamo a Vibo Center, quindi a Vibo Valentia, e poi passiamo dall'altro lato a Catanzaro Lido, alle Fontane. Quindi, come potete vedere, con quelle che sono le grandi novità del 2021 della famiglia Caposperone, noi non vi facciamo fare tanti chilometri, ma siamo venuti direttamente a casa vostra. Bene, questo è uno dei motivi per cui è importante essere presenti qua in diversi centri commerciali, come siete presenti voi con la vostra postazione. Sì, diciamo che il segno che ha voluto dare Caposperone è quello di essere vicino alla popolazione calabrese, in questo momento particolare dove bisogna ricominciare a sognare, ricominciare ad immaginare quale può essere il giorno più importante della propria vita, come potrà essere. Quindi noi siamo qua da domani con le nostre collaboratrici ad illustrarvi tutte le grandi novità del mondo Caposperone, della magia Caposperone. E naturalmente non solo il matrimonio, ma anche le coccole Caposperone con la parte benessere, quindi con la nostra meravigliosa spa che tu conosci bene. Bene, infatti, direttore, però andiamo un po' per grado. Ha menzionato questo periodo un po' particolare, questo periodo pandemico, ma anche in questo periodo di Covid lei è stato presente a tutte queste coppie, alle famiglie. Sì, hai detto bene, perché non mi sentivo, anche se siamo stati chiusi per oltre un mese, non mi sentivo di dire spegniamo e chiudiamo tutti i contatti, perché le nostre coppie, le famiglie delle nostre coppie, perché come ben sai noi qui in Calabria abbiamo il senso della famiglia, quindi stiamo vicino ai figli, stiamo vicino soprattutto nella fase di organizzazione di un matrimonio, che è un qualcosa che nelle famiglie se ne parla per anni, cioè si cresce con l'idea, con la magia, con il sogno del giorno più importante di una vita. Per cui non potevamo abbandonare le nostre coppie. E proprio per questo motivo io sono stato a loro e sono tutt'oggi a loro disposizione per costruire insieme, per un consiglio, per quello che può essere il mio apporto in positivo e in propositivo. E proprio per questo, per chi oggi ancora non lo sa, ogni domenica alle ore 15 c'è una diretta sui nostri social, su Instagram, e poi viene ribaltata anche su Facebook. Quindi su Instagram ci potete seguire, e ogni domenica ci saranno 2 coppie invitate, e domenica prossima abbiamo il grande Graziano Automarchio, che parlerà proprio di questo periodo, parlerà delle coppie, parlerà delle grandi novità che stiamo creando insieme, e vedrete nei nostri schermi tra qualche giorno. Dice il cuor gioioso, Dio l'aiuta, ci vuole, bisogna anche sorridere e sorridere alla vita, e la vita ci sorriderà. Bene direttore, ma torniamo anche a rilassarci un po'. Cosa possono fare i nostri telespettatori che ci stanno seguendo per venire a rilassarsi, a farsi 2 coccole, specie in questo periodo un po' particolare? E allora, sicuramente, come dicevamo prima, Caposperone non è soltanto
ed esclusivamente per il giorno più importante della propria vita, quindi per il matrimonio o per altri eventi di vario genere, che come sai ne facciamo tantissimi. Ma quest'estate noi abbiamo lanciato Caposperone come ristorante romantico. E cosa dire? È un qualcosa che ti caratterizza sicuramente, ti permette di avere quel particolare momento, quell'attimo che ti stacca dal quotidiano, ti ritaglia il tuo spazio. Ristorante romantico che possiamo legare con quelli che sono oggi i nostri pacchetti, proprio delle coccole dove regalati e regala il benessere. È proprio un format che è partito in questi giorni e sono un nuovo modo di fare il regalo in questo periodo natalizio, queste gift card che possono essere acquistate da noi anche in modo virtuale, quindi senza per forza venire in struttura. È un qualcosa dove all'interno tu puoi regalarti o regalare un percorso emozionale, un massaggio di coppia, un qualcosa di legato al ristorante o eventualmente anche all'hotel. Quindi possiamo strutturare diversamente, vivere il mondo Caposperone dal punto di vista del benessere per noi o per un regalo che vogliamo fare a chi ama questo mondo. E quindi, cosa dire, torniamo a coccolarci. Bene, io ve lo garantisco perché l'ho provato, però so anche, direttore Giuseppe Di Francia, che lei non è stato fermo nonostante il periodo particolare. Vogliamo anticipare qualcosa, qualche news? E allora, diciamo che per voi abbiamo preparato tantissime grandi novità, però non ve le voglio svelare perché da domani in queste postazioni come questa di Porto Bolaro, quella della Perla dello Stretto, quella del Porto degli Ulivi, Vibo Center, Le Fontane, ci saranno delle ragazze preparate, molto professionali, che saranno a vostra disposizione e avranno tutto il desiderio di trasferire il mondo Caposperone con le grandi novità. Quindi quest'ultima parola gliela lasciamo a loro. Bene, allora direttore, non rimane altro che fare gli auguri come solo lei sa fare. grazie a te, grazie a chi ci segue da casa, grazie alle telecamere della Graziano Tomarchio, tanti auguri, non vi do adesso ancora gli auguri di Natale perché ci rivediamo e ci rivedremo più di una volta, sicuramente un grande augurio di positività e come dico sempre io, se i pensieri diventano realtà, pensiamo e focalizziamoci nel positivo. Grazie, buona serata a tutti.